super colorato. Allora, questo è il video tag, i miei washi tape. E sono stata taggata da Paola, il suo canale Dove c'è Viola, c'è Paola e Martino. Saluto Paola e la ringrazio, e saluto anche Martino. Allora, ho visto questo video da Franci Guiz e poi sono andata a curiosare anche il video di Paola, e poi ho scoperto che mi aveva anche taggata, e perciò faccio volentieri questo video tag. Allora, le domande sono 10 e ora inizio con la prima. Quanti washi tape, deco tape e paper tape possiedi? Allora, come vedete, insomma, non ho tantissime, ma abbastanza. Allora, sono 73 washi tape e un deco tape, che dovrebbe essere, perché io poi non è che me ne intendo tanto, dovrebbe essere questo. E però a me non piace molto, infatti lo utilizzo pochissimo, preferisco i washi tape, mentre di paper tape non ne ho neanche uno, qui non stanno più. Seconda domanda: dove li sistemi? Allora, li sistemo in questo in questa mensola. Ora vi spiego. Questa è una mensola che avevo preso tempo fa da Tiger, proprio una mensolina da appendere al muro. Però io ho visto che costava poco e l'avrò pagata un 6-7 euro, e mi è venuta la brillante idea di utilizzarlo in questo modo, mettendo appunto questi washi tape e tutte le agende necessario che utilizzo. Poi, terza domanda: il più costoso che possiedi? Allora, dunque, il più costoso che possiedo dovrebbe essere questo, che ho pagato mi sembra 3 euro in cartoleria, e mi piace tanto, sì. E poi questo dovrebbe essere più costoso, forse ne ho presi anche altri, ma quelli dovrebbero costare 2,50 euro, che tra l'altro mi piacciono anche molto. Questi qua costano 2,50 euro e sono della marca Scotch, questo e questo, e sono anche molto spessi. E poi non so se ce n'è un'altra, forse questo qui. E costano un po' di più, insomma, però sono più carini e sono un po' più spessi anche, diciamo che durano di più. Poi, vabbè, non riesco più a metterlo a posto. Quarta domanda: quello più economico? Allora, il più economico dovrebbe essere questo, che avevo preso da AliExpress. Questo è trasparente e poi ha la scritta rosa, molto carino. Mi sembra di averlo pagato 70-80 centesimi. E poi un altro che avevo preso dai cinesi, con questo color Tiffany, che ha i gattini, lo scoiattolo, i buffetti, i funghetti, conigli, e anche questo l'avrò pagato 70-80 centesimi. Poi ne ho tanti che costano poco, però questi dovrebbero essere quelli che costano meno. Poi, quinta domanda: il più bello? Dunque, il più bello, questo, che è anche il più caro, ma è bellissimo, si attacca benissimo, si attacca e si stacca benissimo, molto bello. E poi, ultimamente utilizzo molto questi, che mi piacciono tantissimo,
Questi li ho presi da Tiger e sono veramente carini. Questo contrasto verde Tiffany e dorato è veramente stupendo. E di questi ci sono anche rosa, e mi sembra che ci siano ancora in questo mese da Tiger, e perciò questi sono quelli più belli. E poi, sesta domanda, quello che usi raramente? Dunque, quello che uso raramente dovrebbe essere questo, perché non mi piace tanto. Non mi piace forse per la qualità, perché a volte si staccano. In realtà tutti quelli di Lidl non mi piacciono tantissimo, perché hanno sì dei bellissimi colori, però non attaccano proprio perfettamente. E questo è quello che uso meno. Non so, forse se l'ho utilizzato solo una volta. Poi, dove li acquisti solitamente? Dunque, da Tiger, qualcuno l'ho preso da AliExpress, pochissimi, da Ikea, sono molto belli anche quelli di Ikea, costano un pochettino, però sono molto validi. Poi in cartoleria e forse basta. Ottava domanda, hai mai terminato un washi tape, deco tape o un paper tape? Dunque, ho terminato un washi tape che ho preso da Tiger. Diciamo che io non lo utilizzo solo per decorare le agende, ma anche per decorare qualsiasi oggetto, e perciò magari utilizzo di più, e qualcuno riesco anche a finirlo, veramente uno solo. Poi, da chi hai visto questo video, salutalo. Allora, come dicevo prima, ho visto il video di Frenchy Wings, saluto, e poi naturalmente il video di Paola, che saluto anche lei. Dunque, tag 5 persone. Ora non saprei chi taggare, perché so che chi ama appunto i washi tape l'hanno fatto quasi tutte, e perciò non saprei chi taggare. Se magari mi viene in mente qualcuno che non l'ha ancora fatto, magari scriverò sotto i nomi dei canali. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Saluto Paola e la ringrazio, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!